Salve a tutti, miei cari Blue Vertigo, e bentornati in Prey, su Talos One, insieme a Morrigan Yu. Nell'ultimo episodio abbiamo trovato una navicella di salvataggio, a cui però non possiamo accedere, almeno per adesso. Ci serve infatti una chiave che non abbiamo. E peccato, dico io. Ad ogni modo, oggi ho preso una decisione per questo episodio. Vorrei fare una esplorazione di questo luogo off camera, o meglio, super velocizzata. Abbiamo ancora un po' di cosine da vedere. Come vedete, obiettivi multipli, operatori tecnici, cadaveri. Tuttavia, sembrano essere tutte cosine. Quindi, facciamo così. Oh, curioso. Io mi metto a esplorare e vi mostrerò solo le cose interessanti. Quindi, si va. Qua sotto volevo già saltarci prima, in fondo. Dim sum rum dam. I pomodori del prosciutto sono il meglio del meglio del meglio del meglio del meglio. I campioni di ieri sono stati un fallimento. Pessima radicazione. Tuttavia, il dottor Lin di Psicotronica è stato così gentile da fornirmi un campione di materiale che sarebbe molto più grande di caccia dei fitormoni se applicato alle piante già mature. Mi aspetto tempi di maturazione ridotti, resa aumentata ed effetti benefici sopra la norma. Speriamo non abbia un sapore di merda. Mi serve solo il permesso di inserire il progetto nella seconda. Missione completata. Benissimo, a quanto pare questi Mimic Superior sono deboli al cannone glu. Me lo dovrei segnare. E devo anche andare, a trasmutare roba, o meglio, non mi viene più neanche la parola. Riciclare roba. E questo è stato già interessante. Abbiamo trovato una formula per far presumibilmente maturare molto in fretta qualche particolare pianta. Sì, dobbiamo decisamente andare a riciclare qualcosa. Oh, e questa sedia è stata donata da Catherine Yu, che suppongo sia nostra madre. L'ho buttata lì, non ho certezze, ma penso che lo sia. E non sapremo mai cosa stava guardando questo sfortunato. Va bene, proseguiamo con l'esplorazione. Preparazione completata. Arrampicandoci un po' su questi alberi. Ah, questa doveva essere una via alternativa per salire quassù. Quindi, ancora una volta, hacking si è rivelato inutile. No, ci siamo arrivati con più stile. È il momento di vedere se con un bel salto possiamo arrivare laggiù. Sì, ma non è stato troppo rilevante. E siamo ancora pieni di kit balistici, quindi sapete cosa succederà adesso? Che noi compreremo armaiolo 2 per potenziare le nostre armi fino al livello massimo. Danno massimo per il Margrave e per la pistola stordente. E la nostra pistola comincerà a colpire da più lontano. Poi ci fabbricheremo una Neuromod perché mi piace essere originale. E proseguiremo. Ah, giusto, dovevamo in realtà fabbricarci la formula per la super crescita delle robe. Eccola qua. Ecco qua i comandi degli irrigatori. Qui potremo mettere la formula di crescita del dottor Howard e attivare. Ok. Sì. Bene. Beh, prima ci ha detto che ci avrebbe messo circa 10 minuti per maturare questo frutto. Quindi suppongo che tra 10 minuti torneremo qui. Per adesso limitiamoci a continuare ad esplorare. Qui non ci siamo ancora stati. In mezzo a questo bel ambiente naturale, qualcuno qui giocava a scacchi. E suppongo che la posta in gioco fossero Neuromod.
Xenopod 1 e la password, anche se ormai è un po' tardi, temo. Altro kit balistico. Questo è ottimo. E questa sedia è stata invece donata da William Yu, che presumo barra suppongo fosse nostro padre. Buon pomeriggio, Talos. Facciamo i complimenti al dottor Lorenzo Calvino, vincitore del premio dipendente innovatore del trimestre. E bravo Calvino, che devo dire? Oho, un'altra porta chiusa, livello 4. Oho. Qui ci sarà qualcosa di figo, ne sono sicuro. Vediamo, ma stiamo attenti. Parecchie celle per il raggio Q, che abbiamo visto essere parecchio utile. Altre celle per il raggio Q, che abbiamo visto essere parecchio utile. Kit balistico, che stavamo giusto usando a manetta. Pistole. Volevo riciclarle, onestamente, ma pare che non potevo portarcele tutte. E qualche munizione del fucile a pompa, che anche quella male non fa. Va bene. È una classica stazione di sicurezza con un sacco di roba dentro. Non si butta via niente, signori. Assolutamente niente. Beh, andiamo all'archivio. È da parecchio che dovevamo andarci in fondo. Bene, qui ci sarà da essere cauti. Posso aprire il portellone. Ottimo. Questo velocizzerà già le cose. Ivy, che c'è? Come va? Non riesco ad aprirla. Dov'è Daniel? Non risponde. Cos'è che non va? Daniel ha codificato la serratura con la sua voce. Hoarding Buffle Flag Dusterus? Non lo so. Per entrare dovrebbe essere lei a pronunciare la parola chiave. E se usassimo dei campioni vocali? Registrazioni sul transcribe? Sì, se contengono parole necessarie. Oppure si potrebbe mappare la sua voce con un elenco di vocali e consonanti e testare dei modelli. Vedo di recuperarla. O il suo transcribe. Guarderò nella sua stanza. D'accordo, Ivy, ma non fare sciocchezze. Ivy? Ivy? Merda! Merda, Daniel, dove sei? Bene, dobbiamo riuscire a trovare la voce di una persona. Dubito che il capo show sia ancora viva. Consiglio di seguire la strategia di Zachary West. Assemblare campioni vocali. Il tuo transcribe è dotato del software necessario. È così che hai creato la mia voce. La cabina di Daniel sarà un buon punto di partenza. Bene, dovremo arrivare fino agli alloggi dell'equipaggio, dove non siamo ancora stati peraltro, per trovare, la voce di una persona. E qui è maturato il super frutto del dottor Howard, che sembra un po' un pomodoro. Vediamo se mi dice qualcosa. Ha lo stesso colore degli oggetti, diciamo, di trama di questo giallo. Quindi io me lo tengo e non lo mangio ancora. Beh, come ho detto, io questo frutto me lo terrò da parte, anche non sapendo esattamente, niente. Suppongo che mi potrebbe guarire, ma paura che diventi una cura come quella di un normalissimo e tristissimo cibo come banane solari. Quindi non lo so, per adesso lasciamo che mi occupi uno spazio nell'inventario. Vedremo poi se è una cosa sciocca o meno. Bene, direi di andare qui, dove ci sono obiettivi multipli. Salve, sei qui per un appuntamento? Vediamo. Operatore medico al momento non mi serve, quindi sono tranquillo. E un cadavere è sempre un cadavere. Con un fucile a pompa. Lizzie Colton. Sono abbastanza sicuro che potessimo già assemblare i colpi del fucile a pompa, ma ci piace lo stesso. E qui? Beh, abbiamo trovato la strada per andare agli alloggi dell'equipaggio, che sarebbe in teoria però la nostra meta vera, importante se possiamo dire. Quindi noi per prima cosa
andiamo da altre parti. Sbloccare l'ascensore, ad esempio, sarebbe una cosa molto carina. E pare che abbia un livello tutto suo l'ascensore. Che roba. Ok, abbiamo sistemato tutto. Che diavolo? Cosa che cosa? No, 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 no. Cosa? Che diavolo è quello? È un incubo, certo che è un incubo. Ci sono più incubi. Sì, ma... Ah, aiuto? Che tipo... E mi spara anche. Colpi inseguenti. E va bene, so io cosa ci vuole con te. Il raggio Q. No, lo ricarico e poi so cosa ci vuole con te. Il raggio Q. Vai. È resistentissimo. Ed è anche a tempo. Probabilmente se non riuscissimo a ucciderlo dopo un po' sparirebbe da solo. Corteccia di Typhon. Sì, ma c'è un altro lì. Dunque, passo numero uno. Indagare sulle nostre neuromod. E cercare, se possibile, di uccidere anche quell'altro incubo. Questi poi voglio proprio vedere che diavolo sono. Già osservato, perfetto. E danno la possibilità di ottenere molti potenziamenti. E lì c'è anche un telepate. Una volta la lobby era un posto sicuro. Disponibile nuova abilità psichica. E non basterà neanche quest'arma. Quindi cos'è che posso fare? Forse posso lanciare lì un'esca. E cominciare a sparacchiargli di cattiveria. Wow, 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 wow. Bene, bene. Via. E pare che insegua oltre le pareti. Questa è una pessima notizia. Doh. La cosa più saggia che posso fare è svolazzare in giro e cercare di arrostirlo con raggio Q. Finito raggio Q? Va bene. Abbiamo ucciso un altro incubo. E ora ci servono operatori. Ma anche solo medico va bene per adesso. Anche se la mia priorità attuale e liberarci di quel telepate. Fosse facile. Ah, con questo in teoria possiamo annullare le capacità psichiche di un nemico. Credo che sia giunto il momento di provarlo e poi di darci giù di fucilate. Il telepate sembrava attaccare unicamente con attacchi psichici. Se riuscissimo a toglierglieli, è come se avessimo già vinto, sperando che duri abbastanza questa granata. Non gli ha tolto niente. Non sono convinto di questa granata per adesso. Potrei anche averlo mancato, eh. Bene, sono contento di aver potenziato le mie armi anche senza sapere in anticipo di questa cosa. Perfetto, perfetto, perfetto. Ora mi nascondo.
Verrà sicuramente a cercarmi, però. Tuttavia, gli stiamo facendo parecchio male. Va bene, da qui lo stiamo un po' fregando in maniera buffa, ma se funziona, non ho niente da dire a riguardo. Stiamo comunque facendo il nostro danno pieno, quindi non siamo troppo lontani. Stupido telepate, ora ci saluterai. Va bene. Abbiamo perso parecchie risorse, ma ci siamo anche liberati di un incubo e di un telepate. Comincio a non avere più tante materiali per però creare munizioni. Il raggio Q temo che l'abbiamo esaurito. Ah, un Mimic Superior. Per fortuna, di colpi di fucile a pompa, ancora un po' ne abbiamo. Della pistola ne abbiamo usati veramente tantissimi, il che è incredibile. Va bene, non stiamo a toccare quello. Il mio ufficio è tranquillo? Genori, confortami un po' tu, ti prego. Simmons ti ha installato delle neuromod. Ma non dirmi cose che so già... Sei riuscito a ricordare il test del giorno precedente e a fuggire. Devo ancora giocare delle cose. Ok. Peraltro mi sono accorto che negli ultimi due episodi mi sono dimenticato di andare a vedere, beh, tutti i rapporti delle nostre ricerche. La simulazione per 3 settimane. Normalmente test simili durano solo qualche giorno. Questo è stato interessante. In realtà noi non sapevamo ancora da quanto fossimo rimasti intrappolati in quella simulazione di ogni giorno ti svegli lì. Ora lo sappiamo, siamo rimasti abbastanza poco. Meglio così. Avevo paura che fossimo rimasti anni. Grazie, bello rivedere anche te. Ferite superficiali. Di essere antipatico. Non ci vorrà molto. Ecco fatto. Starà meglio. Qui ci sono ancora un paio di porte chiuse che ancora non troviamo modo di aprire. Poi, qui mi ricordo che c'era questa stanza a cui non siamo ancora potuti entrare. Tutto a posto, tutto a posto. Tuttavia, noi ci possiamo camuffare da oggettino piccolo. E poi, entrare. Là. Perfetto. La scheda del personaggio. Fatal Fortress. Ci sono i dadi. Alcuni li riconosco, ma altri... Perché questi... Sono tutti da 10, sembrerebbe. Quindi funziona, suppongo, tipo vampiri. Nils ha chiesto aiuto parecchie volte. Me lo dovevo immaginare. L'equipaggio, come già ben sappiamo, è un po' spacciato. Va bene, va bene. Scusate, sono ancora un po' senza fiato perché è stato... una scena di combattimento intensa, soprattutto per gli standard di questo gioco, che per adesso ci ha sempre fatto stare relativamente tranquilli, direi. Questo? E Lazar, ne abbiamo già sentito parlare di Lazar. Fucile a pompa, munizioni. Orit, roba biblica. Una mano essa stese al picchetto e la destra a un martello da fabbri. E colpì Sisara, lo percosse alla testa. Ne fracassò, ne trapassò la tempia. Wow! Questa roba è brutal. Qui, se non c'è nient'altro... Ah, la scheda del personaggio, la possiamo vedere bene. Captain Stubfellow, bel nome. Sì, sono proprio... È una scheda di un personaggio di un gioco di ruolo, ma che bellezza. Capitan Spaccaossa. Che ficata. I dadi sono persi per sempre. Tanto non penso che qualcuno avrebbe voluto giocarci. E ora hackeriamo. Ci sarà qualcosa di utilissimo qua dentro? No, no. Vabbè. Teoricamente sì, dai.
Vediamo se qui c'è qualche altra mail importante. Alex, io volevo una scorta per Dimitri Bowser, forse perché doveva combattere contro Super Mario. Gente che cominciava a vedere già i Mimic. E Mika Hila, il Yushin, era una persona da tenere d'occhio, secondo Alex Yu, quindi potrebbe essere dalla nostra parte. E forse da queste parti c'è una chiave magnetica che è stata perduta. Forse la chiave magnetica che stiamo cercando noi? Sarebbe bellissimo. Quel Mimic era diventato una persona. Va bene, una persona morta, ma non pensavo comunque che potessero farlo. Ah, e dietro infatti c'era il suo vero cadavere, il cadavere di Bowser. Signore Lazar, non so che cosa ho visto, ma stavo solo cercando di fare il mio lavoro. Ora temo che non avrò la possibilità di parlarle, quindi le scrivo. Non sono uno che si spaventa facilmente, ma quello che è successo in simulazione non riesco a smettere di pensarci. Qualsiasi cosa sia, voglio dare una mano. Non voglio starmene seduto in questa stanza. Sto cominciando a pensare che qui sulla stazione succedano cose poco chiare. Ad esempio, cosa fanno veramente in psicotronica? Nessuno di quelli che conosco sa cosa succede lì dentro. Inoltre, voglio che sappia che Yuri Kimura ha delle neuromod non registrate nel suo ufficio. Va bene. Nient'altro vorrei supporre. Questa persona è stata chiusa qui... forse perché avevano paura che parlasse o che fosse stata contaminata. Potrebbe essere il signore di colore che all'inizio del gioco ci guidava verso le nostre prove. Va bene, interessante. Comunque sono contento di aver preso almeno imitazione 1, così quando ci sono dei buchini possiamo passare senza problemi. Qui credo che non ci siano più porte che mi erano rimaste chiuse davanti, quindi penso che abbiamo fatto tutto. Peraltro è successa una cosa molto strana. Noi in teoria adesso abbiamo sbloccato l'ascensore, ma non ci conta comunque l'obiettivo, beh... di aver sbloccato l'ascensore. Ma che stranezza. Continua a dire che c'è un malfunzionamento nell'arboretum, ma a me non risulta. Cosa succede? Beh, questo sembra un piccolo malfunzionamento. Tutto a posto? Sì. Bene. Ok, ok, nessun pericolo, gente. Tutto a gonfie vele. Sediamoci. Possiamo. In teoria qui dovrebbe esserci un qualche problema, ma io non vedo problemi. Forse devo premere qui in mezzo per dirgli che adesso è a posto? No, dice che, dice che c'è un malfunzionamento, ma in realtà qui funziona tutto. Ho deciso che è un bug di qualche tipo. E sapete che altro ho deciso? Che si torna nel Guts. Un momento. È possibile che noi in realtà da qui in poi potremmo... produrre più volte il frutto speciale. Un pomodoro superiore sarebbe. Beh, sarebbe interessante come opzione. Però costa parecchio materiale. Anche materiale esotico. Vedrò, se non costasse anche materiale esotico, ci penserei seriamente. Comunque, come stavo dicendo, si torna al Guts. Come stavo dicendo, sono abbastanza sicuro di non aver esplorato come si deve questo posto. E quindi ci daremo un'altra bella occhiata rigorosa. Ad esempio lì c'è Josh Dalton che stavamo cercando. Qui avremo l'hangar di carico, un'altra zona dove non siamo stati. Ma francamente... non mi sembra il caso.
ci sono. Seriamente ho sbagliato arma. Cioè, volevo equipaggiare imitazione e ho commesso un piccolo errore. Ma vabbè, non è irrilevante. Ci siamo solo fatti un po' male e abbiamo sprecato punti Psy. Comunque, qui non ci interessa niente. L'hangar di carico non ci andiamo ancora. Continuiamo a esplorare. Io stavo cercando Josh Dalton. Molti anni passarono. Oh, stavo per chiudere, ma qui ho trovato un altro piccolo segretuccio. Vediamo un po' cos'è. Una cabina e anche un transcribe. Diamo un'occhiata. Capitano, ma io pensavo che... Il suo turno è tra due ore, ma ho bisogno di lei adesso. Va tutto bene? No, per niente. Passi dalla mia cabina. Prenda la pistola nella mia cassaforte. Le invio il codice. Subito, capitano. La pistola d'oro. Negli alloggi dell'equipaggio potremmo trovare una pistola d'oro. No, non volevo andare qui. Il punto è che io ho appena potenziato parecchio la mia pistola, quindi onestamente spero che sia una pistola scarsa. Sembra strano, ma è così. Perché la mia adesso ci tengo, mi sono affezionato. Dopo tanto tempo che ho aspettato per potenziarla, scopro che ce n'è un'altra. Ma almeno sono abbastanza sicuro che il fucile d'oro già lo abbiamo. Di conseguenza, per quelli a cui non interessa saperne di più sulla lore di questo gioco, ci salutiamo qui. Tutti gli altri, beh, abbiamo parecchie ricerche da leggere. Di conseguenza, per quelli a cui non interessa, ci vediamo nel futuro, miei cari Blue Vertigo. Giorno 2. Mi risvegliai che ero ancora in strada. Un camion M35 era fermo vicino a me e l'autista mi gridò di salire a bordo. Nel retro c'erano già diverse persone, 4 o 5 soldati e una dozzina di civili, bambini inclusi. Montai sul camion e qualcuno mi diede una bottiglia d'acqua. Chiesi a un soldato cosa stesse succedendo e lui scrollò le spalle. Gli dissi che mi era capitato di guidare un M35 durante il servizio militare. La gente nel camion piangeva. Indietro, verso la città, il fumo rosa si era fatto più grigio e vorticava alto nel cielo. Ce n'era così tanto che non si riusciva a distinguere nient'altro. Caricammo altra gente finché il camion non fu pieno. Poco prima dell'autostrada sentimmo degli spari. I soldati scesero imbracciando i fucili. Il comandante mi disse di guidare il camion verso ovest e andare il più lontano possibile. Dopodiché si misero a correre in direzione degli spari. Cosa triste. Incubo. Errore. Organismo Typhon sconosciuto. Nessun dato trovato. Contattare Kelstrup, il direttore della psicotronica. La reazione dei Typhon all'alterazione del loro essere naturale. Eh? Qualcosa che è simile a loro e nel contempo non lo è. Io? Il suo unico scopo sembra essere quello di darmi la caccia. Sembra inarrestabile. Eppure con un bel po' di danni ce l'abbiamo fatta a ucciderlo. Va bene. Forse sono creature che in effetti scaturiscono anche dalla nostra stessa mente. Lo spettro termico. Attualmente non sappiamo perché il tessitore investa ulteriori risorse per la creazione di questi spettri potenti. Va bene. Ok, la prima parte è quello che dice anche sugli altri spettri particolari. Non si sa perché il tessitore li faccia, ma intanto li fa. Questo spettro manipola le radiazioni termiche. Le analisi agli infrarossi indicano una capacità di generare livelli letali di energia a infrarossi come misura difensiva quando si sente minacciato. Ma la sua abilità più pericolosa è l'emissione spontanea e a distanza di plasma surriscaldato. L'effettiva portata di questa emissione non è nota a causa dei ristretti spazi delle zone di prova. Mimic superiore.
Un'osservazione preliminare stabilisce che l'esemplare 14 è leggermente più grande di altri Mimic prelevati sul luogo dell'incidente di Kletka, ma l'aspetto più affascinante è la sua avanzata facoltà di imitazione. In diverse occasioni, l'esemplare 14 ha dimostrato la capacità di riprodurre oggetti molto più complessi per forma e dimensioni rispetto a quella degli altri esemplari. Inoltre, molte di queste riproduzioni sembrano perfettamente funzionanti. Può imitare anche torrette e operatori. Immobilizzalo con il glu, va bene. Telepate. Che creatura inquietante. È tra i Typhon più pericolosi. Capace di controllare la mente degli organismi più psicologicamente malleabili e perfino delle persone. È quasi impossibile contenerlo per altri studi. Dopo un brutto incidente, il suo contenimento non è più permesso. Tutto il personale che accede a Psicotronica deve dotarsi di psicoscopio, oltre all'equipaggiamento di sicurezza standard. Niente male. Ovviamente debole al Null Wave. Umano controllato dai Typhoon. L'abbiamo incontrato, in effetti. Reso conto dell'incidente. Erano circa le 14:20 quando ho ricevuto una richiesta di assistenza nel centro esami da parte del dottor Hans Kelstrup. Giunto sul posto, il dottor Trevor Young scagliava strumenti di laboratorio contro le aree di osservazione per i Typhoon. Quando è risultata evidente la sua volontà di fuggire, sono stato costretto a stordirlo con l'apposita pistola. Nel corso del successivo colloquio con il dottor Young, questi sembrava distratto e inconsapevole della mia presenza finché non mi sono avvicinato. A quel punto è diventato violento. È stato quindi prelevato dal personale del centro traumi e messo in quarantena per la sua sicurezza e quella degli altri. Tecnopate. Questa creatura mi affascina veramente tanto. Ci è voluto una vita, ma le riparazioni al portello del giardino botanico sono finalmente completate. Qualcuno deve aver manomesso i sistemi elettronici. Quando ho aperto il pannello di controllo, sembrava che qualcuno avesse fuso tutto con un saldatore. C'era roba che non doveva esserci. La programmazione era stata modificata. Ho dovuto ripristinare tutto. Mi servirà un operatore tecnico per finalizzare il resto e, ovviamente, stilerò un rapporto per la sicurezza. Abbiamo già abbastanza rottami difettosi qui attorno. E debole un sacco di roba, in realtà. E poi gli operatori corrotti. Ah, il tecnopote e l'operatore corrotto sono collegati. Questo Carlos Popinga doveva sistemare un tecnopate. E questo operatore corrotto è stato convocato da Carlos Popinga. A quanto pare, il suo operatore tecnico ha avuto un problema appena giunto sul posto ed è diventato ostile non appena Popinga, che è un nome buffissimo, ha provato a disattivarlo. Ho usato una granata MP per neutralizzare l'operatore. Popinga è stato mandato al centro traumi con ustioni gravi. Gli ingegneri dei laboratori hardware hanno già controllato l'operatore. Hanno cablato e riprogrammato nuovamente come è accaduto negli altri 4 casi. A me sembra sabotaggio. Ed è consigliato bloccarlo col cannone glu. E il corpo di metallo è immune a diverse armi da fuoco, questo è importante. Va bene. Per oggi è tutto. Come sempre, io sono Unpetrackable e ci vediamo nel futuro.